Ragazzi, non lo so che fine ha fatto, non lo so. Infatti adesso ne parliamo insieme, l'avete chiesto in tanti. Qualcuno dice che l'ho visto di là, qualcuno dice che l'ho visto di là, ma io non so che dire, non so dove sia. Non so che fine abbia fatto. E adesso ne parliamo, quindi sedetevi insieme a me, sedetevi con me, insieme a me, al mio tre. Tre, ecco fatto. Buon pomeriggio ragazzuoli e ragazzuole. Ciao a tutti, allora soprattutto ragazzuoli. Marcello Chirico, ragazzi, per chi conosce bene il soggetto, e a chi piace il calcio, e a chi piace il calcio di Guato e Tele Lombardia, e quel famoso giornalista juventino che è direttore di Top Planet, quindi costola di Top Calcio e di Guato, dedicato solo all'evento, va bene. Però è da molto tempo che non si fa più vedere. Aveva detto che si sarebbe fatto rivedere dopo le vacanze a settembre inoltrato, e siamo a metà settembre, ma poi è arrivata una sorta di comunicato dove non si salutava perché non faceva più parte del gruppo Mediamazon, quindi la produzione di Top Calcio 24 e Tele Lombardia. Ragazzi, io lo ammetto da milanista, non vederlo più o non vederlo ancora, perché non si è ancora capito bene che sia successo, però non vederlo ancora a Top Calcio 24 fa male, cioè un po' fa male, dispiace, perché ti rendi conto, e io da milanista, ti rendi conto solo dopo che non ci sono più nel senso che non lavorano più là, non li vedi più in quella trasmissione, quanto manca una persona. Cioè, con tutto il rispetto che ho per Luca Monblano, per chi segue come me Top Calcio 24, questo è troppo legato. Quell'altro, come si chiama, Pompiglio, fa troppo lo stupido. Non è stupido, fa il personaggio, ma è troppo, ormai quello è il personaggio, troppo l'ignorante, capì? E non va bene. Poi c'è Iacaccia, che personalmente non lo sopporto, mi sta proprio antipatico. E poi altri, insomma, che non hanno carisma quanto a Marcello Chirico. Ora, valutate insieme a me queste due ipotesi. Allora, la prima, ha litigato con Avezzani, il direttore, e gli ha detto vai via, basta, non si sono trovati d'accordo magari per delle questioni di mercato, delle questioni appunto di direzione del canale, no. Secondo, a quanto pare, è arrivato a Sport Italia, gli ha fatto un colpo di telefono a Chirico, gli ha offerto di più, magari lo fa anche lavorare meno, perché là dice che lavora come un matto, ok? Quanto si dice, qualcuno l'ha visto su Sport Italia, ma io non lo so, chi comunque l'abbia visto lo dica sotto nei commenti. È andato da Avezzani, Chirico, e ha detto, oh, questi mi offrono di più, tu riesci a pareggiare l'offerta? No, non ce la faccio a pareggiare l'offerta, pirla, bene, allora fuori dalle scatole, ciao. Comunque secondo me la discussione c'è stata, è chiaro, perché quando si è amici da una vita lì, però, raga, io ve lo dico, cioè, da milanista, ripeto, non vederlo più là un po' quella sorta di hooligan, però un po' simpatico, quel pelatone, capì? Un po' british, capì, nel modo di fare, proprio hooligan, come difendere a spada tratta la Juventus, costa quel che costi, anche andando in guerra. Fa male, da milanista dico che un po' mi dispiace, te rendi sempre conto quando non ci sono più in televisione, su quel canale dico, vabbè, ragazzi, secondo voi è così, è una delle due che ho detto, ditemelo sotto nei commenti, andiamo a bestia, e chiunque l'abbia visto, ragazzi, mi faccia un favore, perché pure io sono un po' molto incuriosito da che fine appunto ha fatto il caro Marcello. Comunque in bocca al lupo per la tua carriera, che io spero di vederci un giorno, ciao a tutti e viva Mediaset.